Grazie, grazie a tutti, in particolare grazie alla dottoressa Paola Pompermaio per questo invito e alle colleghe di Europe Direct. Sono davvero molto contenta di avere questa occasione perché appunto, giusto ecco, due piccole parole di introduzione su di me e sulla mia esperienza. Appunto, io ho lavorato per diversi anni presso la Regione Toscana e in particolare presso la rappresentanza europea e quindi diciamo è duplice il motivo per cui appunto sono contenta di avere questo confronto con voi. Primo perché venendo appunto da questa esperienza molto recente perché ho cominciato in Commissione europea nel mese di ottobre e quindi sono fresca di ingaggio come esperta nazionale distaccata e quindi visto il mio recente appunto passato regionale, per me è particolarmente importante continuare ad avere un dialogo con attori del territorio di cui penso di capire insomma diverse sensibilità e quindi mantengo naturalmente questa prospettiva anche nel mio lavoro attuale. E, come vi illustrerò un po' nelle slide, naturalmente la commissione, in particolare la DG Educazione e Cultura, che è quella preposta direttamente a lavorare in maniera trasversale sulle politiche culturali, ha una parte del suo portafoglio, delle sue attività che prevedono appunto un impegno diretto nei confronti del mondo esterno, degli stakeholders, degli attori del territorio. Quindi noi seguiamo anche tutte quelle che sono le politiche orizzontali che hanno un impatto sulla cultura e sulla programmazione culturale appunto anche di regioni e città. E quindi abbiamo un dialogo molto molto stretto con i servizi della Commissione e di altre generali. E il secondo motivo per cui insomma mi fa appunto particolarmente piacere essere qui con voi è perché ritengo fermamente, oltre per il fatto di essere un'europeista convinta, ma anche per il fatto di aver lavorato da molti anni nel settore delle politiche culturali e in ambito europeo, che appunto nel momento in cui, soprattutto per chi come me ha fatto esperienze in istituzioni e organismi diversi, come si accennava prima, ho lavorato alcuni anni anche al Comitato Economico e Sociale Europeo, dove tra l'altro la collaborazione con la dottoressa Pompermaier ha preso il suo avvio e quindi ricordo con molto piacere anche quegli anni in cui si è strutturata, diciamo, questa interazione, deve rimanere, secondo me, una componente molto importante anche quando si passa, diciamo, da un ruolo all'altro. E quindi per me lavorare in questa fase, insomma, all'interno della Commissione europea non è un vero e proprio trasferimento, un cambio di prospettiva, ma deve essere in qualche modo una tappa lungo un percorso che è un continuum e in particolare appunto per la passione e la vocazione che si ha per tutti noi che lavoriamo in ambito culturale. Far sì che tutte le opportunità appunto di scambio e di mantenimento del punto di vista del mondo reale, appunto di quello che significa fare cultura a livello locale, di cosa significa per i cittadini vivere la cultura da un punto di vista di offerta culturale, non solo quindi di programmazione lontana, teorica e tecnica. Percepire questi sforzi e queste iniziative come dire, un elemento che per quanto diciamo amministrativamente e politicamente organizzato in quella che è la complessità del mondo europeo e quindi anche di quella ovvia come dire, dinamica a cascata da un livello assolutamente più teorico e più alto rispetto a quelle che poi sono le ricadute sul territorio, che spesso sono difficili, ecco, da intravedere per chi sta seduto negli uffici dei palazzi europei, invece è fondamentale avere questa percezione. E quindi ci tengo sempre a fare questa premessa perché spesso ecco, questo aspetto non si percepisce, ma credo che in particolare nell'ambito del lavoro sulle politiche culturali, anche da questa breve esperienza e anche da quella precedente, in cui comunque sono sempre stata molto in contatto con i colleghi della Commissione,
in particolare la DG Cultura fa questo enorme sforzo di mantenere il più possibile un trade union tra quello che è il livello decisionale complesso, intersettoriale, interdirezionale, insomma, della commissione e delle istituzioni, perché appunto non c'è solo la commissione, e quello invece più operativo e più di ricaduta sulle persone e sulle organizzazioni culturali del mondo appunto provinciale, regionale e locale. Fatta questa premessa, inizierei con le mie slide, sottolineando anche che per me non è assolutamente un problema se volete interrompermi in qualsiasi momento durante la presentazione, anzi mi fa piacere se le eventuali domande le fate anche, diciamo, interrompendomi appunto nel corso delle slide, che sono tante, quindi insomma immagino che sarà abbastanza faticoso per tutti e spero che anche se c'è qualcosa che a un certo momento vi sembra poco chiaro, su cui avete bisogno di un dettaglio in più, di fermarmi, ecco, non esitate. E poi naturalmente continueremo, insomma, lo scambio, il dialogo, le domande alla fine della presentazione. Cominciamo. In particolare all'interno dell'unità per le politiche culturali io mi occupo di dossier anch'essi abbastanza trasversali. Noi abbiamo una serie di sottoteam che individuano diciamo, i rapporti appunto con quello che è il mondo culturale a seconda dei settori siamo appunto suddivisi per aree e per settori culturali e creativi, ma abbiamo una macro area all'interno della quale appunto io lavoro nel team che riguarda il patrimonio culturale. Quindi diciamo che nello specifico, se vogliamo ecco, fare un po' di distinguo anche per voi per capire perché mi concentrerò di più su alcuni aspetti piuttosto che su altri, la mia area di specifico riferimento è quella del patrimonio culturale e con particolare riferimento ai collegamenti con la politica di innovazione e ricerca e in fase soprattutto più recente con lo sviluppo sostenibile. E su questo poi farò un accenno, vi spiegherò di che cosa ci occupiamo in particolare e qual è la politica europea appunto di collegamento tra la cultura e lo sviluppo sostenibile. Allora, un primo punto di riferimento è l'anno europeo per il patrimonio culturale. Che si è sviluppato nel corso del 2018. Sapete probabilmente che l'Unione Europea dedica, diciamo, le singole annualità ad un'area tematica. Quella del 2018 era stata appunto dedicata al patrimonio culturale nello specifico, in maniera anche abbastanza, come dire, richiesta, soprattutto dagli stati membri e dal mondo delle organizzazioni culturali. Quindi questo vi fa capire come proprio gli ultimi anni sono stati gli anni di cerniera in cui la volontà e la spinta a fare delle politiche culturali una priorità europea più importante si è fatta sentire di più e ha iniziato a prendere una forma più visibile e anche a incidere sulla maggiore disponibilità di fondi, di finanziamenti, ma anche di, come dire, inserimento di iniziative politiche all'interno di quelli che erano i programmi anche su altre materie. Come sapete, probabilmente, scusate, soltanto una richiesta. Avete anche voi questo audio che costantemente dà una sorta di squillo? Sì, lo squillo è Sì. un segnale per noi. Ah, Sì. ed è possibile, diciamo. Devo Ah, verificare. perché penso che Sì. purtroppo gli accessi non vengono fatti nell'orario previsto. È quello il problema, sono gli accessi tardivi. Sì, Forse basterebbe adesso. spegnere l'audio di vostro, che Ecco, se avete la accettate. possibilità sarebbe. I nostri audio sono sempre spenti comunque, Ah. tranne in questi momenti. Sì. Ok, vabbè, era solo per vedere se era possibile. Quindi vi dicevo, sì, sono gli accessi continui. L'anno cerniera appunto è stato il 2018, ma come vi anticipavo e come probabilmente sapete, è importante ecco, aver presente che comunque nella struttura delle competenze europee la cultura non rientra tra le competenze dirette e legislative. È uno di quei temi che fanno parte delle aree di lavoro della Commissione, in cui però la Commissione non può imporre
regolamenti o decisioni degli stati membri e quindi su cui ha una competenza di cosiddetto soft power e quindi può emanare programmi, stimolo alla cooperazione, finanziamenti che riguardano il networking e lo sviluppo di azioni complementari, però naturalmente non può, diciamo, fare la politica culturale per gli stati membri. Quindi questo va tenuto presente e va capito a monte anche per diciamo entrare nella comprensione della complessità, insomma, del adottare iniziative di un certo come dire impatto, proprio per questa assenza di possibilità di legiferare. Però ecco, sotto questa spinta, in particolare a partire dal 2018 e negli ultimi anni, quello che si è cercato di fare è stato un aumento dell'integrazione della politica culturale alle priorità strategiche dell'Unione Europea. E questo è avvenuto in particolare con l'adozione della nuova Agenda Europea per la Cultura, che è stata appunto concomitante al lancio della tematica del patrimonio culturale per la mobilitazione appunto dell'anno europeo del 2018, che ha stabilito diciamo la rilevanza e anche la richiesta agli stati membri e quindi alle altre istituzioni, in particolare Consiglio e Parlamento, di ascoltare la Commissione in base a quelle che erano le tematiche inserite in questa agenda europea, che viene suddivisa in tre aree principali, attraverso le quali la cultura è stata declinata poi in, come dicevo prima, politiche settoriali e specifiche per le diverse aree tematiche, per i sottosettori culturali, per cercare di contribuire a quelle che sono le tre aree di principale impegno dell'azione dell'Unione Europea, quindi quella sociale, quella economica e anche quella della dimensione esterna. Quindi il rafforzamento della cultura nelle relazioni culturali internazionali per far sì che appunto si comprendesse, si lavorasse sul ruolo della cultura anche nella diplomazia culturale e quindi nella capacità di aggregare non solo interessi appunto economici e sociali, che sono le prime due aree, ma di aggregare anche intorno a quelli che sono i valori dell'Unione e di costruire anche sulla cultura e quindi sui valori tutti quei processi di cooperazione con i paesi terzi e di rafforzamento della democrazia, di spinta al rispetto del diritto e di dialogo appunto con quei paesi che o gradualmente possono associarsi alla relazione con l'Unione Europea o comunque fanno parte di quegli scambi che come tutte le relazioni internazionali poi includono anche naturalmente gli elementi di sviluppo culturale e sociale tra i paesi e quindi di supporto reciproco. Per far sì che appunto questo supporto fosse sostanziato anche nel riconoscimento da parte degli stati membri del valore della cultura come una politica che cresceva e che diventava sempre più importante, la spinta delle attività culturali all'interno dei paesi e quindi in particolare del ruolo dei ministeri dei beni culturali riuniti all'interno del Consiglio ha fatto sì che il Consiglio dell'Unione Europea nel suo insieme abbia adottato un piano di lungo termine proprio per investire in azioni a favore della cultura. E questo piano è ancora in corso perché prevede appunto la copertura delle quattro annualità dal 2019 al 2022. Quindi questo per farvi capire anche da un punto di vista cronologico come tutto questo sforzo ha creato a cascata dei riferimenti che sono comunque dei riferimenti giuridici, perché per quanto non vincolanti rappresentano ad oggi il quadro di raccomandazioni e di decisioni con le quali appunto si spingono poi i vari servizi decisionali a prendere delle iniziative che riguardino poi naturalmente il supporto concreto e quindi i finanziamenti, la valorizzazione, tutta quell'azione appunto come vi dicevo prima di dialogo con il mondo esterno e con gli stakeholder e l'aiuto a realizzare politiche culturali che siano il più possibile inclusive, di sviluppo per il modello socio-economico europeo e anche allineate
a delle priorità che possano far sì che quindi la cittadinanza europea abbia sempre più la possibilità di vedere il settore culturale riconosciuto in tutti gli stati membri, quindi non solo a livello di quadro giuridico europeo, ma a livello di azione all'interno dei paesi da cui, come vi dicevo prima, ricade naturalmente l'azione all'interno dei territori. Quindi le sei priorità sono quelle che vedete: sostenibilità del patrimonio culturale, la coesione, e quindi qui è evidente il riferimento, il collegamento che poi ricade sulla programmazione dei fondi strutturali, il concetto di ecosistema, quindi questo anticipatamente rispetto a questa drammatica fase del Covid, però particolarmente attuale e rilevante, perché la spinta all'investimento a favore di settori concepiti non solo per la loro, come dire, verticalità e specificità, ma in un contesto di ecosistema che appunto comprende gli artisti, i professionisti della cultura, le istituzioni, le autorità regionali e locali. Quindi questo tema è sicuramente una delle priorità su cui, devo dire, le azioni della Commissione si sono concentrate particolarmente. E poi vi dicevo quegli elementi che sono in qualche modo più orizzontali e che devono essere rispettati in tutte le politiche dell'Unione Europea, che sono entrati a far parte anche degli obiettivi delle politiche culturali, proprio perché naturalmente si è analizzato sempre di più anche il contesto di disuguaglianze, che anche all'interno della cultura stessa è uno dei problemi principali, quindi sia disuguaglianze di tipo economico e sociale, precarietà di lavoratori, che in particolare nel mondo dell'arte, dei professionisti creativi, di tutti quelli che hanno contratti diciamo che rientrano nel settore degli indipendenti o dell'imprenditoria, della piccola imprenditoria, perché come probabilmente sapete circa il 90% del settore culturale è fatto di piccole e medie imprese, e anche le disuguaglianze di genere, che sono state esacerbate dal Covid. L'ultima priorità, che è stata inserita modificando il piano del Consiglio per la Cultura 2019-2022 e quindi con un emendamento che è stato introdotto nel 2020, alla fine del 2020, è stata la cultura come motore dello sviluppo sostenibile. Questo, diciamo, è l'ultimo dei dibattiti, l'ultimo da un punto di vista di attualità, quindi di sviluppi recenti, ed è molto attuale e fa sì che appunto la Commissione sia vista sempre di più come un partner di istituzioni internazionali legate al mondo culturale, come l'UNESCO, come l'OECD, come il Consiglio d'Europa, quindi delle partnership che hanno fatto sì che si sia sempre di più spinti i governi e le istituzioni a inserire la cultura all'interno delle strategie per lo sviluppo sostenibile. Il contributo che i livelli locali e regionali danno su questo elemento è fondamentale, perché è proprio dall'investimento in cultura che, anche a partire da un contesto di riduzione di difficoltà di reperire fondi, ha trovato degli spunti, delle originalità, di creatività. Io questo l'ho visto costantemente in Regione Toscana, molto forte sulla capacità dell'investimento culturale di mettere in moto forme di sostenibilità e di sviluppo a base culturale, che hanno permesso appunto di inserire la cultura anche sempre di più, però con uno sforzo che naturalmente deve aumentare, all'interno delle strategie per lo sviluppo sostenibile, e quindi dentro quei programmi che finanziano la protezione ambientale, il cambiamento climatico, la lotta al cambiamento climatico, il risparmio energetico, ecco, di utilizzare tutti gli asset del patrimonio culturale in questo senso. Quindi questo poi si traduce in supporti, finanziamenti e azioni di valorizzazione e cooperazione. Ecco, venendo alle azioni vere e proprie, come risultato e struttura, diciamo, della cosiddetta eredità dell'anno europeo del patrimonio culturale, la Commissione ha organizzato la sua attività in cinque pilastri, quindi ha stipulato un quadro d'azione per il patrimonio culturale
a partire dal quale ha inserito appunto in collaborazione con le altre direzioni generali, a partire in particolare dalla DG EAC, che è stata quella che ha curato l'anno europeo per il patrimonio, dei programmi orientati a queste cinque aree principali che definiscono anche quelle che sono alla base poi dei programmi a gestione diretta, quindi quelli di cui sentite parlare per i finanziamenti e per i bandi per progetti, che sono sempre bandi volti a creare delle cooperazioni tra soggetti che appartengono ai diversi stati e che collaborano verso un obiettivo comune europeo. Quindi questo avviene intorno al tema dell'inclusione, intorno al tema della sostenibilità, intorno al tema, e questo è un tema altrettanto emergente, direi particolarmente impatto per quello che è stato il modo di inserire e di integrare la cultura nei programmi, quello di un'Europa più resiliente. Questo concetto che è molto, come dire, di moda e che però è anche molto eloquente e che per quanto riguarda la cultura si attribuisce in particolare a tutte le azioni che riguardano la salvaguardia, la conservazione e la protezione del patrimonio culturale, sia da tutti quelli che sono i rischi ambientali, appunto anche come dicevo prima, ma economici e sociali che derivano dal mancato sfruttamento massimo di quel potenziale che la cultura detiene, e allo stesso tempo all'incontrario c'è la mobilitazione del patrimonio culturale come vettore per appunto salvaguardare anche tutte quelle che sono le forme di patrimonio intangibile. Quindi quando vedete, diciamo, queste macro aree, queste poi si declinano in possibili progetti che riguardano tutte le forme appunto di tutela del patrimonio, da quello materiale a quello immateriale, e quindi per quello che riguarda le tradizioni, per quello che riguarda il dialogo tra i popoli, per quello che riguarda per esempio le politiche della memoria, ecco, che sono settori sicuramente molto rilevanti per l'azione e gli interventi che vengono portati avanti in particolare dalle regioni e dai livelli locali. L'altra area di cui appunto vi parlerò più nello specifico, che è quella di cui mi occupo anche più direttamente, è stata appunto l'area di collegamento tra patrimonio culturale e l'azione europea per innovazione e ricerca, e poi quella delle, come vi dicevo prima, delle partnership globali a livello di cooperazione internazionale. Qui ho dedicato una slide soltanto per farvi vedere anche qui come un'area specifica, è quella che ha fatto parte delle priorità del Work Plan for Culture del Consiglio e che appunto si definisce come ecosistema di supporto agli artisti e ai professionisti della cultura, comprende al suo interno anche qui tutta una serie di possibili linee di attività. Che si sono concretizzate a livello di Commissione europea in call e esplicitazione all'interno dei programmi principali come Europa Creativa, che sta poi per partire ora anche verso la nuova programmazione, che quindi supporterà sempre di più l'attenzione a migliorare lo status e le condizioni di lavoro degli artisti e dei professionisti del patrimonio con una serie di bandi, e questo è naturalmente un tema su cui l'Europa vuole che si investa moltissimo e ha portato avanti anche di recente, se voi poi nei link che vi lascerò andate ad approfondire un pochino anche nella pagina web della Commissione, c'è un recentissimo studio sulle condizioni degli artisti in Europa che dà dei dati che sono assolutamente drammatici, direi più che allarmanti, e a partire da questo noi abbiamo mobilitato tutta una serie di azioni di cooperazione anche con quelli che sono i network europei che rappresentano tutte le diverse realtà locali e nazionali del settore artistico e culturale, per far sì che appunto si predispongano delle misure di supporto e di aiuto anche in collegamento con quella che sarà la programmazione dei fondi strutturali, per far sì che la cultura benefici per esempio di azioni attraverso il Fondo Sociale Europeo, di tutte quelle azioni che rinvigoriscono le competenze e soprattutto che possono anche a livello di collaborazione tra dipartimenti chiamare in causa quelle che sono le tutele che sono sempre più necessarie appunto per il settore dei professionisti della cultura.
cultura. E questo si fa appunto attraverso tutta una serie di componenti, di iniziative che possono poi contribuire, pur nelle limitate competenze dell'Unione Europea, a far sì che si mettano in moto bandi e anche attività di supporto alla presa di coscienza di queste situazioni, perché poi appunto i livelli preposti a investire nelle politiche culturali possano investire anche su questi temi. E soprattutto anche continuare, questo è stato un asset fin dall'inizio, diciamo, delle priorità della politica culturale, quello della libertà di espressione artistica, però continuare a coniugare appunto l'investimento che è più urgente, perché è quello che deve andare a coprire appunto le necessità di colmare le difficoltà di condizioni e di mancanza di lavoro di questo settore, ma anche farlo portando avanti, come dire, delle politiche che siano da un lato innovative e che riescano poi a rispondere a sfide ed esigenze che sono emerse in questo contesto, come quelle della digitalizzazione o come quello del non poter più realizzare opere culturali dal vivo per un lungo periodo, quindi trovare dei mezzi alternativi per compensare appunto delle perdite sociali ed economiche a questi lavoratori, ma anche dell'assicurare che tutte queste situazioni non rendano ancora più complicata il mantenimento della libertà di espressione artistica e culturale, perché naturalmente questo è uno dei valori fondanti della cultura a livello europeo e che è stato sempre finanziato molto nei progetti di Europa Creativa e che continuerà a farlo. Quindi è molto importante anche quando voi pensate ad un'azione progettuale avere in mente, ecco, queste tematiche che io ho declinato e che sono appunto i sottosettori dell'ecosistema per la cultura, diciamo coniugando necessità di supporto economico a necessità di realizzazione di quelle che sono le vocazioni e le essenze più profonde della politica culturale in quanto tale. In questo nuovo scenario in cui vediamo appunto la cultura così colpita dalla crisi attuale, un altro degli ambiti su cui l'Unione Europea si concentra moltissimo e anche, devo dire, diverse regioni hanno nel periodo del Covid cercato delle misure per lavorare su questo tema, è quello delle coproduzioni. Le coproduzioni che sono finanziate sempre dal programma Europa Creativa nell'ambito dell'audiovisivo, che è un altro dei settori altamente colpiti come perdita economica dal Covid e che beneficerà di un supporto di finanziamenti maggiore nel programma media, ma soprattutto orientato molto di più a rilanciare non solo appunto diversità, competitività, innovazione, ma a rilanciare anche la possibilità di collaborare in forme che sono diverse da quelle precedenti, perché naturalmente un po' come le istituzioni si riorganizzano per fare i webinar online, tutto il mondo della produzione artistica e soprattutto audiovisiva dovrà lavorare sempre di più attraverso residenze cosiddette digitali e collaborazioni digitali. Quindi inventare nuovi... Sento un eco, non so se... Sì, c'è un microfono aperto. E appena finita questa slide mi permettevo di proporre al pubblico molto attento, perché fino ad ora abbiamo avuto un sacco di sollecitazioni e informazioni, di fare delle domande. Sì, nel frattempo ne abbiamo raccolta una, sì, di Stefano Fronza: quali sono i settori culturali coinvolti? E si riferiva alla prima slide. Ok, mi sto infatti dilungando sulle prime slide, perché sono quelle, come dire, più ampie, e quindi ecco, ben venga se ci sono allora delle domande, rispondo subito. Quindi quali sono i settori culturali? Così. I settori culturali, invito Stefano Fronza a aprire il microfono e porre la domanda direttamente alla dottoressa Esposito. Grazie. Mi sentite? Sì, buongiorno a tutti. No, mi riferivo, prima all'inizio parlava di settori culturali, mi chiedevo nell'ambito dell'arte quali sono stati definiti i settori culturali, no? Quali sono i settori culturali artistici? Sì, allora c'è un elenco... Perché voglio dire, sì, c'è sempre stato, no, una...
una disparità tra arte maggiore e arte minore. Volevo capire se po' questa se si è andati avanti, se si è andati un po' oltre in questo anche, oltre. Allora, sì, sì. Per quanto riguarda la definizione che noi utilizziamo a livello di Commissione Europea, è quella che è inserita all'interno del programma Europa Creativa. E dopo vi mostrerò il link, così adesso a memoria non me la ricordo, però per farvi capire in particolare rispetto a questa sua domanda, è in linea anche con quella che è la classificazione europea all'interno delle statistiche culturali che sono utilizzate da Eurostat. Quindi noi ci riferiamo a quella, che hanno appunto elencato tutte le tipologie di quelli che possono essere considerati e che poi appunto possono ricevere finanziamenti come settori culturali e creativi, che non è poi la stessa cosa del concetto di industrie culturali e creative, che è un'altra nozione che invece è presa in considerazione, ma non diciamo, dalla nostra azione diretta, però è stata anche questa una, come dire, elaborazione a cui poi la politica europea ha fatto riferimento. Cerco di spiegarmi meglio. Allora, per quanto riguarda i settori culturali, rispetto Certo. alla parte arte, la suddivisione del settore artistico è quella che, diciamo, corrisponde un po' ai settori di politica pubblica. Quindi si suddivide tra arti visive, arti performative, quindi tutto quello che comprende teatro, musica, spettacolo dal vivo, danza, poi ci sono appunto le visual arts. E questo entrando nello specifico, ma molto spesso, anche quando per esempio ci sono bandi all'interno di Horizon, come vi mostrerò dopo, la tematica ampia che si usa è arts in general, quindi la componente artistica o viene suddivisa per settore economico, quindi per esempio a parte c'è l'artigianato, un settore specifico è quello dell'artigianato. Naturalmente possiamo naturalmente entrare nel concetto del fatto che l'artigianato può essere artigianato artistico o non artigianato artistico. Quello poi è nel merito della valutazione rispetto alle call. Però ecco, io la invito a consultare dopo il link che vi darò per avere proprio l'elenco preciso che è disponibile appunto anche a partire da questo nostro sito, in cui appunto andando un pochino a memoria essenzialmente abbiamo patrimonio culturale come gruppo composito che include tutto il mondo dei musei, delle istituzioni culturali, degli archivi, delle biblioteche. Arte appunto suddivisa in arte visiva e arte performativa, artigianato, audiovisivo, media. Ecco, queste sono più o meno, come dire, le componenti che sono poi oggetto di singole iniziative. Perché Scusi. naturalmente l'Europa non può andare ancora più nello specifico di così, e non è la nostra una definizione scientifica, perché quella, diciamo, che lei chiama in causa è un pochino più un dibattito di tipo, tra virgolette, accademico, e non è Sì. quello nel merito del quale noi entriamo. Ecco, No, non. no, chiaro. Mi scusi, Ma Fronza, però non mi scusi, possiamo andare avanti scusi. troppo. Scusi, Fronza, non possiamo andare Scusi avanti lei. troppo con le domande dirette. Se ha Va bene. risposto a questa domanda, lascerei Grazie mille. spazio. Grazie. Se magari spegniamo il microfono, lascio spazio a qualche altra domanda e poi magari riprendiamo con la slide. Solo un'aggiunta che ho dimenticato, ecco, l'architettura è considerata anche quella un settore specifico, architettura e design, nonostante però in molti programmi faccia parte del concetto di patrimonio culturale. Ecco, volevo concludere su questa risposta, che è una domanda complessa, quindi insomma potremmo poi andare avanti a lungo. Prego, altre domande? Non leggo altre domande neanche sulla chat per ora, e quindi possiamo andare avanti. Prego, dottoressa, grazie. Ho scorso più velocemente alcune altre slide che naturalmente poi vi lascerò. Qui è solo per darvi come dire, in eredità alcune delle pubblicazioni che sono state più importanti in questi anni e che sono particolarmente
prese in considerazione dagli amministratori locali e che sono state realizzate in cooperazione tra il lavoro della Commissione e quello degli Stati attraverso uno dei nostri metodi di lavoro, che è il metodo di coordinamento aperto, in cui noi mettiamo insieme esperti dei vari Stati membri su una tematica e da un punto di vista proprio quasi di analisi, direi, di mappature di tutto quello che esiste in Europa, stilano un rapporto su quelle che sono state le sfide principali del settore culturale. Questo in particolare ve lo segnalo perché riguarda proprio la disamina di quello che faceva anche lei come domanda, delle diverse tipologie di settori creativi e culturali e di come all'interno delle diverse tipologie supportare forme di imprenditoria e innovazione, perché naturalmente non significa la stessa cosa supportare l'imprenditoria in ambito di design o supportarla in ambito di arte contemporanea, ecco, tanto per fare un esempio. Questo è un altro studio anche molto molto importante che abbiamo finanziato come DG Educazione e Cultura. Ecco, qui vede un po' rielencati i titoli dei settori, come le dicevo prima: Visual Arts, Performing Arts, Cultural Heritage, Artistic Crafts, Book Publishing, Music, Film, TV, Broadcasting e Multimedia. Non sono completamente esaustivi, appunto mi pare che manchi il design e qualcos'altro, però questo le fa capire un po' qual è la lista di riferimento. E questo studio però appunto va visto da un punto di vista di policy, nel senso che è un'analisi anche da un punto di vista di mercato e di imperfezioni di quella che è la catena di valore dell'ecosistema culturale e creativo. Naturalmente è un ecosistema molto ampio, però quello che la Commissione ha cercato di fare, soprattutto per aiutare poi coloro che investono in economia per la cultura e per l'innovazione in ambito culturale, a capire dove sono in qualche modo i gap e i punti di snodo più complessi che non permettono al settore di relazionarsi al suo interno in maniera quindi cross settoriale e anche di avanzare in termini di innovazione e di cosiddetto shift digitale, che è uno dei temi che vi dicevo prima. Questa slide anche come flash, perché un'altra tematica su cui abbiamo iniziato a lavorare da un po' di anni, anche dietro spinta sia di istituzioni un po' di tutto il territorio europeo, ma anche di soggetti, come dire, non soltanto pubblici che quindi programmano le politiche per la cultura, ma anche soggetti associativi del mondo del no profit e del privato sociale, di come si realizzano sempre di più collaborazioni pubblico-private per finanziare le forme innovative di crescita culturale. Quindi qui abbiamo realizzato uno studio sul crowdfunding che ha dato dei risultati anche molto interessanti per quelli che sono il raggiungimento, che sono gli obiettivi il cui raggiungimento è stato possibile appunto con azioni di crowdfunding che hanno sviluppato il senso di appartenenza alla comunità, la partecipazione culturale, il marketing, la comunicazione. Quindi diciamo si stanno naturalmente affermando sempre più interessi nei confronti di quei meccanismi di finanziamento misti che per la cultura sono particolarmente importanti, sia per la carenza dei fondi, sia perché è più difficile far capire agli investitori privati quanto possa essere di ritorno in varie forme l'investimento culturale. Su questo vi invito di nuovo ad andare regolarmente sul nostro sito, perché a breve sarà pubblicato il risultato di un workshop che abbiamo realizzato a gennaio sulle forme complementari di finanziamento per il patrimonio culturale, quindi in particolare investimenti tipo il crowdfunding o tipo l'art bonus, forme di incentivi, forme di partenariato sociale con banche etiche a favore della cultura, soprattutto per quell'ottica di utilizzo del patrimonio culturale come forma di risparmio economico ed energetico e quindi di contributo allo sviluppo sostenibile.
Qui invece ho fatto il quadro generale di quelli che sono i programmi. Quindi in questa slide voi trovate tutti i programmi europei della nuova generazione 2021-27 a cui guardare per possibilità di finanziamento per la cultura. Quindi il principale Europa Creativa, che ha avuto un aumento di budget ormai diciamo quasi ufficiale, perché dovrebbe essere approvato a breve e le call saranno lanciate, mi sembra, tra la primavera e l'estate. Quindi un budget di 2,4 miliardi di euro, che non è ovviamente grande quanto altri programmi, e questo fa capire appunto quanto comunque rimanga esiguo l'investimento per la cultura, però è pur sempre il 60% in più rispetto a quello precedente. E poi avete dei nuovi programmi come InvestEU e Digital Europe, che affrontano più invece appunto queste tematiche del supporto alle competenze e alla digitalizzazione e all'investimento dei privati. Poi abbiamo invece Horizon Europe, di cui vi parlerò più in dettaglio con un altro paio di slide successive. E vi invito a considerare sempre di più anche le collaborazioni possibili all'interno di call trasversali che saranno lanciate in Erasmus Plus. Una delle più, come dire, d'avanguardia è stata quella che ha finanziato un grosso consorzio di cui fanno parte anche diverse regioni, che lavorerà per i prossimi 4 anni su una nuova strategia per le professioni del patrimonio culturale, quindi per un vero e proprio programma di rinnovo dell'investimento nelle competenze attraverso il coinvolgimento delle università e dei centri di formazione e dall'altro del mondo del lavoro, perché appunto l'obiettivo di questo progetto è andare a mappare tutti quelli che sono i gap a livello di competenze tra le professioni tradizionali del patrimonio, che stanno sempre più perdendo personale, e la necessità invece di formare nuovo personale sulle professioni emergenti. Questo vale tantissimo per esempio per le istituzioni del patrimonio, come i musei, come i siti archeologici, quindi tutto quello che è il mondo della valorizzazione del patrimonio culturale, quindi con competenze che sono sempre più da promuovere nel campo del management, nel campo della trasversalità anche delle capacità, e non solo delle professioni più tradizionali come il restauro, come la conservazione. E poi avete i due programmi che riguardano invece più direttamente le regioni e che sono appunto quelli che vanno a complementare la coesione con il React-EU, e poi la coesione stessa con i fondi strutturali, che avranno un obiettivo specifico da dedicare a cultura e turismo. Quindi questo per gli amministratori delle autorità di gestione dei fondi strutturali è una novità assolutamente imprescindibile. Come vi dicevo, Creative Europe beneficia di un maggiore quantitativo di finanziamenti e quindi anche di una maggiore ambizione. Le cose importanti ora da sapere su Creative Europe sono due. Primo, che ci saranno delle call rispetto al passato più settoriali. Quindi, tornando al discorso della specificità dei settori, Creative Europe finora ha finanziato soprattutto tutte le forme di cooperazione culturale tra soggetti di diversi territori europei e tra organismi culturali, artisti e enti del patrimonio, che si davano come obiettivo principale quello della mobilità dell'arte, dei contenuti culturali, quello del supporto appunto al valore europeo attraverso la valorizzazione della diversità di espressioni linguistiche e culturali, e quello naturalmente della competitività del settore. A queste priorità trasversali si aggiungerà però un focus settoriale, quindi ci saranno delle call che saranno mirate a lavorare sui temi del patrimonio, sui temi dell'architettura, in particolare sul tema della musica, che è il settore in assoluto più colpito dalla crisi, e poi sul tema dell'editoria, che era già presente con la call sulle traduzioni letterarie. Sempre in eredità all'anno europeo per il patrimonio, ci saranno anche delle cosiddette call speciali, che sono il seguito di azioni preparatorie che avevamo puntato anche qui soprattutto sulla mobilità, in particolare con Music Moves Europe, le collaborazioni in campo di produzione musicale, avevamo finanziato anche proprio musicisti che andavano a realizzare le proprie opere in altri paesi. Naturalmente
chiaramente nella situazione attuale queste call avranno un focus un po' diverso, ma saranno sempre orientate a favorire la competitività, il rilancio della competitività di questo settore, ma sempre più collegandolo alle priorità cosiddette verdi, quindi allo sviluppo ambientale e alla protezione contro il cambiamento climatico. Quindi, per esempio, quando potremo finalmente ricominciare a partecipare, a vedere organizzazioni di festival e di eventi musicali, una delle priorità dei progetti europei per l'organizzazione di questi eventi sarà assolutamente quella di far sì che queste attività contribuiscano alla protezione dell'ambiente, quindi al risparmio fondamentalmente di risorse, a diventare degli eventi più attenti, quindi anche tutto quello che può implicare aspetti di mobilità sostenibile, quindi di intersettorialità con altri ambiti, affinché la cultura sia anche vettore di protezione di energia, di risparmio di energia e di contributo appunto al Green Deal europeo, ecco, che è questa macro priorità. Mi scusi, mi permetto di interromperla un momento. Prego. Perché chiedo se ci sono altre domande. Nel frattempo ne leggo una di Luca Ferrario, che si occupa di media, e chiede se hanno già esempi, se ci sono già esempi di come la cultura possa diventare un driver per uno sviluppo sostenibile. Magari invito Luca Ferrario a fare la domanda direttamente accendendo il microfono. Grazie. Dovrei essere comparso, mi sentite? Sì, perfetto, grazie. Luca, prego. Buongiorno dottoressa, grazie. No, mi interessava capire se ci sono già esempi da cui prendere spunto in cui la cultura è diventata appunto driver per uno sviluppo sostenibile. Lo chiedo perché noi abbiamo un'iniziativa in ballo che secondo me ha queste caratteristiche, però mi piacerebbe capire se ci sono, ecco, altre buone pratiche a cui guardare. Sì. Allora, non abbiamo, diciamo, una raccolta di progetti, proprio perché, come dicevo, questo è un tema che sta entrando un po' nella narrativa e anche quindi nei programmi europei in questi periodi. Però abbiamo sicuramente, e quindi un altro riferimento che vi invito, insomma, a consultare, è la categoria dedicata allo sviluppo sostenibile, sempre nella famosa bacheca, insomma, del nostro sito, il cui link vi lascio e vi indico, insomma, alla fine lo trovate nelle ultime slide, e quindi lì potete trovare degli esempi di progetti. Noi abbiamo collaborato anche con la DG Ricerca all'interno del programma Horizon 2020, questo naturalmente prima che io arrivassi in commissione, perché appunto, come vi dicevo, io sono arrivata a ottobre, quindi si stava già lavorando su Horizon Europe, e Horizon Europe avrà, come vi mostro dopo, due o tre call specifiche mirate a finanziare proprio questo, la ricerca e l'innovazione per la sostenibilità ambientale a partire dalle sperimentazioni in ambito culturale. Però se andate a guardare un po' anche in rete, appunto, tutte quelle che sono, ne avete tantissime naturalmente, cercando un po', una volta che voi avete capito le tematiche, noi in Horizon 2020 abbiamo collaborato già alla realizzazione di questi bandi. Per esempio, c'è stato un progetto molto interessante, poi quello in particolare lo recupero, ma se non sbaglio è citato anche nel link del Bauhaus, di cui appunto ora vi do i riferimenti, che riguarda la circular economy, l'economia circolare nell'ambito nutrizionale. Quindi si è studiato, è stato realizzato naturalmente in collaborazione anche con diverse entità locali di città e territori, il processo di, come dire, circolarità per quello che riguarda sia la produzione che la distribuzione in campo appunto nutritivo, come la cultura e quindi la percezione di come il packaging o il labeling, quindi tutte quelle forme che riguardavano anche il marketing, quindi diciamo l'utilizzo di meccanismi che andavano ad analizzare l'impatto
l'impatto e la percezione appunto culturale di quello che significa un certo tipo di alimentazione per i diversi territori. Questo ha fatto sì che determinate collaborazioni poi di produttori si concentravano anche su risparmiare tutte quelle forme che potevano essere appunto di maggiore sostenibilità nel ciclo sia di produzione che di marketing dell'aspetto nutrizionale, a partire da quelle che erano delle analisi degli asset culturali di quello che appunto il food, proprio come oggetto anche quasi di studio culturale, rappresentava per i diversi territori. Questi sono, ecco, per farle capire anche il tipo di progetti, spesso questi sono progetti che vengono finanziati anche dal programma Interreg. Non so se lo conoscete, se ne avete mai sentito parlare, però ecco, per esempio anche un altro progetto, adesso riferendo, ecco questo qui, di cui purtroppo non ricordo il titolo, ma lo posso ritrovare, all'interno di Interreg, di Interreg, come seguito di un progetto Horizon 2020, c'è un progetto molto interessante che si chiama, se non sbaglio, Click, proprio scritto così, Click come cliccare, e che invece riguarda una collaborazione tra enti locali all'utilizzo di edifici del patrimonio storico per forme di risparmio energetico. Quindi questo è un altro esempio, uno dei più, come dire, diffusi come filone di attività, che devo dire anche, per esempio, era stato di ispirazione in diverse regioni, tra cui appunto la Toscana, il cosiddetto riuso degli edifici storici e culturali a fini o di risparmio energetico o anche di sostenibilità da un punto di vista proprio dell'utilizzo degli spazi. Concepiti, quindi questo va molto anche nella direzione di questo che è il nuovo Bauhaus, concepiti e organizzati per fare aggregazione culturale che sia attiva e che sia orientata per esempio a forme di sensibilizzazione e di didattica, che sia all'interno di musei o che sia all'interno di nuovi centri culturali in cui appunto le tematiche della sostenibilità ambientale vengono affrontate rispetto a quello che era invece, come dire, il tradizionale modo in cui quel territorio utilizzava i vari organismi culturali per fare cultura. Quindi proprio l'utilizzo degli spazi e degli ambienti fisici e non, che può essere per esempio a volte anche un modo di chiamare in causa le arti. Per esempio so che ci sono stati dei progetti che hanno visto la collaborazione con il settore dell'arte contemporanea e del design, anche questo molto nella direzione del Bauhaus, per dare rilevanza a delle nuove aree urbane, quindi qui si tratta proprio anche di rigenerazione urbana, attraverso l'utilizzo di determinati materiali, installazioni che partivano da forme di risparmio energetico per poi produrre oggetti culturali che rendevano appunto questi spazi maggiormente attrattivi o anche luogo di aggregazione, quindi non soltanto, come dire, luoghi che sono già di per sé offerta culturale come un museo, ma anche il riadattamento appunto di luoghi in centri urbani o anche al confine tra aree urbane e rurali per riavvicinare, come dire, l'audience un po' a quella che poteva essere un'offerta culturale anche di tipo più a cavallo tra paesaggio e spazi condivisi, ecco. Quindi su questo hanno lavorato tantissimo, c'è anche una rete europea dei centri, si chiamano proprio così, European Network of Cultural Centers and Cultural Hubs, e quindi anche questo, come dire, gli esempi sono veramente tanti e io cerco di darvi input, ispirazione e parole chiave e anche molti link. Naturalmente poi voi dovete fare un lavoro di approfondimento e di studio che prende tempo e che soltanto in base poi a quelli che sono i vostri interessi potete andare a proseguire, ecco, nel vostro ambito, direi. Però questi due o tre esempi, quello in particolare il progetto Click è molto interessante, e adesso ce n'è un altro anche di Interreg di cui non ricordo il nome, però sempre su questo tema del riuso a fini ambientali. E la domanda è stata risposta alla domanda, penso. Luca Ferrario si occupa di Fincommission del Trentino, quindi era proprio un interesse primario. Sì, perché noi abbiamo fatto una pratica che è molto, molto concreta e specifica, cioè un sistema di
di certificazione delle produzioni di cinema, produzioni sostenibili, quindi siccome la stiamo, si sta divulgando, stiamo, come dire, la stiamo esportando in altre regioni europee, spero e penso che possa essere un buon esempio dove la cultura diventa sostenibile e serve anche a comunicare la sostenibilità tramite la potenza che il cinema ha, diciamo. Però adesso... Assolutamente, se diciamo la riflessione di partenza era poi questa, questo le posso dire che è assolutamente pertinente, in maniera assoluta, e potrebbe, a seconda poi, non so se la prospettiva o l'ambizione fosse eventualmente quella di candidare un'idea del genere dentro un contesto per un progetto europeo, però le posso dire che i riferimenti per quel poco che posso immaginare, ecco, da quello che mi dice, potrebbero essere o il programma media all'interno di Europa Creativa, ma seppur un po' più complesso, però forse ancora più pertinente, nel prossimo Horizon Europe ci sarà un topic che è proprio dedicato all'industria cinematografica. Non sappiamo ancora come verrà declinata la call, perché appunto naturalmente Horizon sono azioni di ricerca e innovazione, quindi la collaborazione deve essere molto anche sperimentale, quindi diciamo deve andare al di là di una policy o di un'azione già realizzata, ma deve magari a partire dalla certificazione chiamare in causa soggetti che facciano ulteriore studio e sperimentazione di come, per esempio, a partire da questo, faccio per dire un esempio, a partire da queste certificazioni si può misurare un aumento dell'audience development delle produzioni cinematografiche che partono, oppure altri impatti di tipo sostenibile, naturalmente, come dicevo, con soggetti consorziati in altri paesi europei, e in particolare con la collaborazione di università e anche centri di ricerca o laboratori. Ecco, naturalmente in Horizon vedremo che sempre di più si richiede una collaborazione tra anche dipartimenti, singoli dipartimenti di un'università e organizzazioni culturali in quanto tali, o regioni o anche appunto istituzioni come musei, eccetera. Quindi sicuramente è uno spunto interessante, molto. Poi ecco, magari mi può mandare anche del materiale su questo. Volentieri. E come dicevo, se poi ritrovo, ecco, il link anche di quel progetto che riguardava la nutrizione, è completamente diverso ora perché non sapevo che lei si occupasse di cinema, però è per darle l'idea di quanta intersettorialità ci può essere anche in questo campo. No, infatti noi faremo domanda a Media per un progetto di training con partner di altri 4 paesi, quindi formazione di troupe che possano lavorare in maniera sostenibile. E fino lì, diciamo, mi ero orientato. Però questo incontro mi serviva per aprire un po' e trovare altri spunti, sì, tipo gli esempi che mi ha detto, tipo il caso di Horizon che mi ha appena detto, quindi grazie. Ulteriore riferimento, questo lo dico per tutti naturalmente, per quanto riguarda invece forme di... sviluppo di attività formative, scusate la ridondanza, invece il riferimento è più Erasmus Plus, che come vi dicevo dovrebbe avere una maggiore trasversalità anche con la componente culturale. Noi su questo stiamo proprio scrivendo ora la finalizzazione dei testi, dei programmi, quindi per farvi capire anche dall'interno come DGAC, noi cerchiamo di inserire all'interno della redazione proprio del testo del programma curato dal settore che gestisce il programma Erasmus, che non siamo noi, delle citazioni o degli input che possano poi far sì che si generino dei bandi sulla cultura. Naturalmente sono processi in corso, quindi bisognerà poi andare a guardare i programmi di lavoro e le call quando verranno pubblicate. Però per farvi un altro esempio molto concreto che potete veramente andare a guardare, questo vi invito perché troverete, ecco, a proposito di buone prassi e di progetti, un patrimonio. Sono stati approvati da neanche un mese
sono stati presentati un centinaio di progetti, adesso approvati, non ricordo quanti, però per un bando specifico che durante il Covid Erasmus Plus aveva lanciato per i partenariati culturali e creativi. Quindi si trattava proprio di far convergere soggetti del mondo della formazione e del mondo dei media o della cultura per realizzare delle nuove formazioni per chi lavora nel settore della cultura. Quindi coinvolgendo sia gli educatori e gli operatori della formazione, ma anche i professionisti che in qualche modo fanno una sorta di riconversione professionale, come vi dicevo anche rispetto a quel grosso bando della Blueprint, che invece è più di studio per la prospettiva delle skills necessarie per gli anni a venire nel patrimonio. Questi invece erano dei veri e propri partenariati per la creatività, quindi vere e proprie azioni di pura formazione, training e laboratori di creatività. E lì, secondo me, potete trovare degli spunti molto interessanti. Questo lo dovete cercare. Adesso non era un link a cui avevo pensato, non è in queste slide, però lo cercate oggi, insomma, su internet. Troviamo tutto. Con poche parole chiave, facilmente trovate Erasmus Plus, partenariati per la creatività, e c'è tutto. Bene, grazie per questa domanda esaustiva. Bello il matching tra interesse e informazione. Ora c'è un'altra domanda di Esther D'Amato. E le chiedo se vuole farla direttamente alla dottoressa Esposito, accendendo il microfono. È una domanda che... Ci sei? Sì, mi sentite? Perfetto. Magari, ecco, chiedo cortesemente a tutti di presentarsi e dire di cosa vi occupate, così è molto più semplice poi rispondere alle domande. Grazie, prego. Buongiorno a tutti, io sono Esther D'Amato, lavoro all'interno del servizio di pianificazione e programmazione europea in cui è incardinato anche Europe Direct. E sì, la mia domanda in parte è stata, mentre io la scrivevo, poi è stata anticipata dalle ultime cose che lei ha detto su questo progetto, sulla creatività, sui partenariati di creatività. Perché io sono reduce da un meet sull'ambito strettamente formativo e scolastico per realizzare il nuovo programma operativo del Fondo Sociale Europeo Plus. Ed effettivamente la grossa difficoltà è far convergere l'aspetto culturale all'interno della scuola e della formazione. Quindi io mi sono chiesta che se noi potessimo leggere attentamente tutti quanti insieme la nuova strategia, no? La Next Generation, il Green Deal e il lancio di questo Bauhaus, effettivamente ci renderemo conto che dovremmo incominciare a pensare non per filoni, ma per contaminazioni. E questo sarebbe molto bello, perché anziché fare la formazione per gli addetti al lavoro, quella formazione dovrebbe essere finalizzata al creare più cultura all'interno delle scuole. Ecco, io mi sono chiesta com'è possibile realizzare questa contaminazione nell'utilizzo anche sinergico, innovativo, di più programmi di finanziamento. Allora, la ringrazio per questo intervento che, come giustamente dice lei stessa, più che una domanda, insomma, è una riflessione, però ecco, mi permetto anche di prenderlo in parte come una domanda per continuare la riflessione. E la ringrazio perché mi fa piacere il fatto che comunque si tocchino anche temi, come dire, che sono a monte delle politiche, che sono piuttosto concettuali, perché vi confesso che spesso quando noi facciamo queste presentazioni, almeno personalmente, venendo poi dal mondo della realtà regionale che come il vostro è comunque operativo e concentrato su aree progettuali e politiche molto, come dire, descrivibili attraverso esempi, appunto c'è sempre un po' questa paura di restare a livello teorico, ed è anche un po' quello che, come dire, nel lavoro quotidiano che facciamo all'interno della Commissione Europea, forse un po' come dilemma interiore, credo che insomma alcuni di noi lo avvertano. Quindi invece mi fa molto piacere quello che lei ha detto, perché in realtà colgo l'occasione per dire che è un po' lo spirito che c'è dietro quello che io ho cercato di illustrare fino adesso, e quindi che c'è dietro il lavoro che si sta facendo in questi anni. E quindi l'obiettivo è proprio di andare in quella direzione lì. In realtà parte
di questi discorsi e quindi di quello che è stato inserito nei programmi va in quella direzione, solo che poi entriamo, e quindi qui vengo alla parte, come dire, meno ottimistica e meno positiva invece della riflessione, o meno del mio anche personale punto di vista rispetto a questa riflessione, è che uno dei grossi problemi è sempre quello delle competenze, perché come dicevo prima, la cultura, ma purtroppo anche l'educazione, non sono una competenza diretta dell'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea, più che, e forse questo non viene colto fino in fondo quanto sia importante, per questo dicevo mi faceva piacere il suo intervento, più che inserire queste priorità, dare delle raccomandazioni, declinare i programmi con un'indicazione di contenuti e di intersettorialità, sinergia e ragionamento, come diceva lei, per filoni e non per verticalità dei settori, è già tutto quello che stiamo facendo. Quindi è da qui che poi a livello nazionale, in particolare nazionale, perché purtroppo, come dire, l'educazione e la programmazione scolastica sì, chiamano in causa anche le competenze regionali e locali, però il grosso della politica viene fatta a livello nazionale. Sicuramente io trovo, ecco, ora veramente non lo seguo direttamente Erasmus Plus, quindi non mi posso dilungare su quello perché non è una mia area di competenza. Se questo è un filone per cui è molto importante, magari dopo il webinar che avete avuto con me, che era più sulla cultura, vi invito magari a organizzarne uno su Erasmus, se vi interessa di più focalizzato sull'intersettorialità, si può cercare anche di trovare qualche relatore adeguato, ecco. Non ne conosco attualmente perché appunto non mi occupo di quell'area, che è tutta un'altra parte della DG Educazione e Cultura, e come vi dicevo, noi stessi dobbiamo lottare per inserire all'interno di Erasmus Plus dei riferimenti che dicano: ma a scuola voi dovete insegnare anche non solo come si gestiscono le politiche culturali, che appunto non è un insegnamento da scuola ma è più un insegnamento professionale, ma proprio a scuola dovete insegnare che cos'è la consapevolezza culturale. Quindi si parte proprio dal livello, appunto come diceva lei, dell'aprire ad una comprensione di cosa significa una visione di valori culturali e di sensibilità culturale europea da inserire nei programmi di formazione, a cascata poi dalla scuola a quelli di formazione professionale. Quindi immagino che appunto lei parli, si riferisca sia alla scuola che alla formazione professionale da un punto di vista metodologico. Però ecco, io posso ottimisticamente dire che si sta un po' andando in quella direzione e che nei programmi di cui vi ho parlato, come Europa Creativa o come Horizon, di cui mi occupo più direttamente, è proprio questo il tentativo, cioè di creare il link tra i due ambiti. Per quanto riguarda nello specifico la politica di educazione, ecco, va fuori dalle mie competenze, però posso sicuramente sottolineare che va anche un po' fuori dalle competenze europee, perché è vero, c'è il programma Erasmus Plus che diventerà ancora più ricco di fondi, perché addirittura se Europa Creativa è cresciuta il 60%, Erasmus Plus è stato, mi pare, duplicato. Quindi i partenariati che saranno finanziabili in Erasmus Plus sono numerosi, però stiamo sempre parlando di grants. Stiamo parlando di fondi progettuali, non stiamo parlando dell'investimento a lungo termine, non stiamo parlando della politica. Quindi su questo voglio essere altrettanto onesta. Ci sarà e c'è, secondo me, già a partire da questo enorme lavoro che sulla cultura, devo dire, con un input fortissimo da parte della mia direzione generale, ma anche con la disponibilità di molti colleghi in altre DG, si è fatto per andare in questa direzione, e credo che il Bauhaus sia in parte anche un risultato di questo matching. Però ecco, se entriamo nello specifico nel settore dell'educazione, esula un pochino da altri riferimenti che io posso darvi in questo momento, se non appunto questo limite generale che non è una competenza diretta europea e che quindi questo è un ostacolo. Beh, grazie per l'esaustiva, come sempre. Abbiamo aperto altri link, anche perché questi webinar hanno proprio l'obiettivo di declinare poi in settori nello specifico sempre più tecnicamente. Dunque andiamo avanti se non ci sono altre domande.
E prego, dottoressa Esposito, poi la interrompo, okay, magari se arriva qualcos'altro. Sì, cerco di velocizzare perché ci sono sì, sì, è che ci sono talmente tante cose, quindi... No, ma infatti va benissimo, vabbè, ho accennato anche io all'inizio, mi fa piacere. Perfetto. Poi ecco, come vi ho detto, essere esaustivi anche rispetto al mio settore con delle slide in un'ora è molto difficile, quindi... Spero che avrete tempo, modo e voglia di approfondire attraverso i link, che sono comunque uno sforzo che ho fatto di aggiungere nelle slide, perché sono quel complemento di informazione necessaria, magari non su tutto, però ecco, per esempio sul Bauhaus, ora io vi enucleo i concetti essenziali, però è una cosa che va seguita. Ora il link è solo un primo riferimento, perché da poco è stato costituito il sito, però ecco, a proposito di banca dati di esempi e prassi e ispirazioni di progetti, se voi andate in questa pagina web del Bauhaus già trovate tutte quelle forme che si esemplificano come progetti che possono riguardare la realizzazione di questa nuova, come dire, area di lavoro, e non è neanche il termine giusto perché è un qualcosa di più, su cui l'Europa vuole costruire un percorso. Ora è veramente teorico, perché a differenza del resto, che sì, è teorico, però poi scende nei programmi, quindi tutti i riferimenti che vi ho dato poi si traducono in bandi di finanziamento e di possibili progettualità. Per il Bauhaus sono progettualità ipotetiche, nel senso che l'Europa sta cercando di rilanciare un movimento e di focalizzare l'attenzione un po' attraverso questo slogan su quelle che sono le necessità verso cui orientare le collaborazioni creative, scientifiche, artistiche e tecnologiche. Quindi io credo, nel senso, non è che non abbiamo personale riflessione, però da quello che possiamo dedurre anche noi all'interno, che non siamo poi, io ve ne parlo, ma io non sono direttamente coinvolta nella costruzione di questo percorso, che è gestito principalmente dal JRC. Quindi anche qui, se voleste fare un webinar su Bauhaus, la DG di riferimento è il JRC. Però ecco, come informazioni generali che abbiamo tutti e che possiamo pubblicamente dare in questo momento, è, oltre al sito, il concetto di fondo. Il concetto di fondo è quello di voler creare delle azioni pilota che avranno una parte anche di contributo di finanziamento europeo, che però ancora non è stato declinato. Quindi, a differenza dei programmi, non sappiamo ancora come si concretizzerà da un punto di vista di finanziamento, perché un po' come nel Bauhaus storico è nata prima l'idea. Quindi il Bauhaus, come sapete, è stata un'avanguardia storico-artistica che è nata molto dal basso come movimento che ha accorpato quella scuola di architettura, di design e collaborazioni che nella Germania degli anni 20 hanno dato vita a quello che fu il movimento originale del Bauhaus, che a cui appunto questo europeo si ispira, proprio perché vuole rimettere insieme il mondo dell'arte, del design, dell'architettura con quello però odierno delle nuove tecnologie. Qual è l'obiettivo però di farlo nel contesto di oggi? Sempre quello di rendere più tangibile, reale e concreta, davvero vivibile, la priorità del Green Deal, perché poi alla fine... ci possiamo girare molto intorno. Ora abbiamo anche la grande crisi sanitaria, che è il primo problema da affrontare, però il problema più ampio da affrontare che abbiamo è quello del cambiamento climatico e della sfida della sostenibilità. Quindi diciamo che la base di tutto è la sostenibilità. Questo movimento, questo orientamento, questa linea di ispirazione che darà in parte contributi finanziari, ma in parte vuole stimolare dal basso un lavoro verso questi obiettivi. L'idea è quella di far sì che si vada sempre di più a immaginare un nuovo orientamento di costruzione degli spazi e del vivere sociale e collettivo e culturale legato a forme di sostenibilità. Quindi il Bauhaus deve coniugare sostenibilità, funzionalità, che era proprio il concetto di base del Bauhaus, e inclusione. Tutto questo motivato appunto dall'idea di rendere esteticamente più attrattivo, e quindi di migliorare la qualità della vita e dell'esperienza, lo stare nel mondo degli individui,
E siccome naturalmente in queste collaborazioni oggi parliamo anche di grandi poteri e grandi interventi e partenariati che vedono appunto i grossi player economici e tecnologici essere chiamati in causa per poter realizzare questi progetti, perché altrimenti, diciamo, nel design di oggi senza la tecnologia, tra virgolette, andiamo poco lontano e soprattutto mancherebbero anche questi ulteriori finanziamenti necessari a realizzare questo tipo di progetti. Quindi lavorare sugli edifici, lavorare con nuove forme di utilizzo dei materiali, coinvolgere architetti, designers, ingegneri, quindi anche qui l'interdisciplinarietà, cioè tutte queste sono le caratteristiche che dovrebbero motivare i mercati e le collaborazioni all'interno dei gruppi della società ad andare verso questa sostenibilità culturalmente e socialmente più vivibile. Ecco, quindi per esempio all'interno del programma di ricerca noi con un lavoro fatto appunto direttamente da parte del mio team che lavora sull'aspetto culturale di questa iniziativa, abbiamo spinto perché venisse inserita una call, un topic riguardante la possibilità di finanziare progetti di ricerca su questo tema, sulla componente in particolare dell'investimento in ricerca culturale e creativa e ancora più in particolare con le collaborazioni che partiranno da idee di architetti e che quindi vedranno architetti e designers protagonisti di questi progetti. E quindi l'idea è di lavorare, come vi dicevo un po' prima, sull'utilizzo degli spazi, nuovo design di non solo di edifici, quindi di spazi fisici, ma anche appunto di vivibilità, di spazi di coniugabilità tra paesaggio e spazio che sia di aggregazione culturale o che sia spazio archeologico o che sia spazio di vita, come dire, nei centri urbani o nelle aree meno urbanizzate. Ecco, l'idea è di disegnare un po' un nuovo come dire, anche un nuovo mondo estetico, laddove naturalmente, se pensiamo anche a quante delle nostre città e a quante aree vicine a città più sviluppate hanno bisogno di questo tipo di investimento. Quindi è come un grande progetto di investimento, investimento inteso però anche come engagement di singoli artisti, individui e soggetti che ora sono chiamati a portare le proprie idee in un, come dire, in uno spazio comune, per il momento virtuale, ma poi si spera sempre di più anche fisico, con le organizzazioni, conferenze che concretizzeranno queste idee in progettualità. Quindi intanto sul sito potete trovare già alcune forme di progetti che la Commissione considera di ispirazione e che potranno orientare le cose che si vogliono finanziare, che si vorranno finanziare sia a livello europeo che a livello nazionale e locale. Questa è più o meno l'indicazione della tempistica, che quindi, come vi dicevo, avrà una fase di progettazione comune e quando andrete sul sito vedrete che potete già, per esempio, caricare progetti, esprimere idee, candidare dei webinar che volete organizzare, in cui volete presentare delle idee per dare una definizione più come dire, rappresentativa di come voi vedete questo Bauhaus, di come pensate che l'Europa lo debba realizzare. Quindi è venuto dall'alto, però vuole essere un processo dal basso, come lo è stato storicamente. Poi ci sarà la fase 2021-2024, che è quella cosiddetta della realizzazione. E in questa fase verranno finanziate 5 grosse azioni pilota, che come vi dicevo però per il momento ancora non sono state declinate in bandi, e che avranno il loro fulcro in 5 diversi stati membri. Quindi sicuramente intorno a questi 5 grossi bandi, coloro che si sono manifestati anche nella fase di coprogettazione potranno essere coinvolti e chiamati in causa nella ricaduta che questo grosso progetto dei 5 pilota nell'ambito nazionale, non so, fosse l'Italia per esempio uno dei paesi, naturalmente credo che il riferimento anche, come dire, finanziario di sviluppo di progettualità, in quel caso più che l'Europa diventerà il paese di riferimento.
Scusa un momento, la interrompo. Vedo che il tempo è tiranno, devo ricordare semplicemente che ci sono ancora domande e poi, visto che ce l'ha... No, giusto per, sì, per sì, darci... Allora io poi le slide ve le lascio. Quindi perché vedo che arriva... Grazie mille, no, d'accordo. No, grazie, prego, prego. A partire da qui ho segnalato quelli che sono considerati i tre principali punti di ingresso per concettualizzare questo Bauhaus, che sono i contesti, quindi come vi dicevo prima, i siti storici e culturali, le zone urbane e periurbane o rurali meno sviluppate, gli spazi pubblici, gli spazi commerciali e residenziali, oppure vederlo dal punto di vista della missione, quindi della sfida, la trasformazione in senso di sostenibilità di spazi, luoghi fisici e non fisici, però con una particolare attenzione appunto al design e all'architettura rispetto a quello che è il vivere comune negli spazi. E qui vi ho dato altri esempi, in particolare per quello che riguarda la cultura e le arti performative, che sono considerate, per esempio, lo stesso mondo del teatro è considerato un oggetto molto interessante, in cui per esempio sono stati già in vari luoghi realizzati progetti a partire dall'investimento in materiali sostenibili per i costumi, o l'utilizzo per esempio di rappresentazioni sceniche orientate alla sostenibilità. Ecco, quindi anche in questo senso la cultura può essere un vettore di comunicazione di questo nuovo modo di vivere o di concepire gli spazi e l'ambiente, lo stare insieme. E quindi la qualità dell'esperienza. La qualità dell'esperienza che naturalmente da un punto di vista di contributo delle autorità, delle pubbliche amministrazioni, delle politiche, qui ci sono degli esempi di città che sono state particolarmente già all'avanguardia in quest'ottica, saranno poi i fulcri della diramazione di questi progetti e di questi orientamenti, anche di continuare a orientare le politiche del futuro, quindi sia finanziariamente sia, come dire, concettualmente. Ecco. Sono arrivata finalmente al programma di cui ormai vi ho già parlato più volte, e quindi ora scorro le slide più velocemente. Horizon Europe, il programma di ricerca e innovazione, avrà molti temi dedicati al patrimonio culturale e alle industrie culturali e creative nell'ambito di un nuovo cluster, che è il cluster 2 per cultura, creatività e società inclusiva. Quindi qui avrete bandi di finanziamento per collaborazioni di ricerca, ma anche collaborazioni appunto con gli stakeholder culturali che utilizzino nuove tecnologie, che lavorino sul cambiamento climatico, che trovino modi innovativi di finanziare e gestire i musei e soprattutto di contribuire a quello che è il grosso tema delle società multiculturali e del ruolo della cultura per appunto l'inclusione e la crescita. Quindi questi sono un po' i titoli che ritroverete nelle call. E l'obiettivo principale è naturalmente quello appunto di sfruttare il potenziale della cultura e del patrimonio a fine di realizzare questi impatti che ormai credo siano ben chiari da tutte le priorità che abbiamo esaminato e che però verranno misurate con degli indicatori di impatto che sono assolutamente centrali nella presentazione dei progetti in Horizon Europe. Quindi, come vi dicevo prima, le sperimentazioni e le analisi di ricerca, quindi non sono studi, i progetti Horizon sono progetti proprio di ricerca scientifica, ma sempre di più di collaborazioni innovative che devono dare un risultato concreto di impatto sulla società. InvestEU e Digital Europe, ve li ho citati prima, sono altri due programmi, soprattutto per chi lavora in ambito di digitalizzazione o di promozione di skills digitali, anche a fini però di utilizzo della cultura con obiettivi sociali, quindi crescita economica però di anche innovazione sociale, e quindi troverete delle opportunità anche all'interno di questi programmi. Un tema emergente che sarà molto presente e trasversale da poter sfruttare anche per il patrimonio culturale è quello dell'artificial intelligence. Qui credo di dire una cosa abbastanza scontata, che però poi anche lì va declinata in tanti modi in ambito culturale. Questo è un ultimo programma che vi volevo citare, anche qui avete il link,
dove potete trovare un'altra lista di esempi di casi studio che sono stati raccolti con un finanziamento sempre della nostra DG dentro Europa Creativa. Era un'azione pilota del settore trasversale, perché Europa Creativa ha media, cultura e cross sector. Nel cross sector spesso vengono lanciate azioni appunto orizzontali e pilota, che hanno finanziato in questo caso delle visite studio di scambio di esperienze da parte di città e territori che presentavano dei casi già realizzati e che volevano far conoscere appunto ad altri territori come ispirazione, come peer learning. Questi casi sono stati selezionati in base a tre principi. Uno è quello che vi dicevo prima, del riutilizzo degli edifici in maniera adattiva all'innovazione culturale. Quello poi della governance partecipativa, quindi per i territori anche attraverso i fondi strutturali, questo è un elemento fondamentale, cioè quello di coinvolgere le organizzazioni culturali anche nella complementarietà dei finanziamenti, ma soprattutto della governance. E poi quell'altro tema che è sempre più all'attenzione dell'Unione Europea e che potrà ispirare progetti un po' in tutti gli ambiti culturali e che verrà utilizzato anche come criterio di valutazione di questi progetti, è quello della qualità degli interventi che hanno un impatto sul patrimonio. Cioè, in questo studio è una pubblicazione, più che uno studio è un decalogo di preoccupazioni e principi di qualità per far sì che coloro che programmano gli interventi culturali abbiano a riferimento proprio criteri che sono giuridici, che sono il risultato della valutazione di progetti precedenti e che prendono in considerazione tutte quelle finalità che possono creare o problematiche, che possono creare forme di nuovo sviluppo al patrimonio culturale nel momento in cui si finanziano attività culturali. Quindi questo è proprio a cavallo tra i settori culturali e il settore del patrimonio, o anche politiche che riguardano appunto l'ambiente o altri campi della società, ma che possono avere un impatto sul patrimonio culturale. Quindi assicurarsi soprattutto che la qualità degli interventi impedisca dei danni o impedisca anche la non valorizzazione e il non sfruttamento del potenziale del patrimonio. Quindi è come un po' girare il discorso della sostenibilità verso la valorizzazione del patrimonio e la sostenibilità del patrimonio stesso. E questi sono i cosiddetti quality principles. Siamo riusciti ad arrivare in fondo e qui avete la raccolta di tutti i link di cui vi ho parlato, e in particolare l'ultimo è il sito della nostra politica, della nostra unità di politiche culturali, e subito sopra avete la piattaforma Creatives Unite, che invece è stata creata durante il Covid e che anche raccoglie veramente un patrimonio unico di informazioni, perché è stata una piattaforma interattiva, quindi co-creata dalla Commissione e dagli stakeholder, in cui costantemente vengono finanziati progetti, vengono caricati, anche lo potete fare anche voi, ecco, se volete ci sono dei criteri naturalmente che il sito spiega, caricare delle progettualità, dei casi di studio, dei sondaggi, dei surveys, delle analisi, delle opportunità di cooperazione. Vedrete che ci sono per esempio delle call di finanziamenti che non vengono solo dall'Europa, ma che vengono proposte da università o da altri settori culturali di paesi dell'Europa e che appunto cercano partner all'interno tra i propri omologhi all'interno di altri stati membri. Quindi veramente devo dire comunque un lavoro prezioso che va monitorato, diciamo, per chi si occupa di cultura in maniera direi regolare. Ecco.